Qualche settimana fa abbiamo imparato come fare un piccolo orto di erbe aromatiche per la nostra cucina. Quest'oggi, insieme al nostro vivaista Giuseppe, al quale do il benvenuto. Ciao, ciao Giuseppe, Roberta. Ben trovato. Buongiorno. Impareremo a fare un orticello vero e proprio, sì. Giusto? Oggi faremo un piccolo orto in contenitori per chi ha voglia di avere un orto sul proprio terrazzo. Ok. Ok. Allora. Già l'altra volta vi avevo fatto vedere qual era il giusto processo, i procedimenti per poter piantarli. Mi stai mettendo alla prova? Proviamo. Allora, avevamo messo prima l'argilla. Ok. Poi avevamo messo un pezzo di telo, di tessuto non tessuto, perfetto, quello che si utilizza anche per coprire le piante, in modo che il terreno non vada a tappare i buchi di drenaggio. Assolutamente, è questo qui, eccolo. E poi il terriccio. Sistemando all'interno. Ora però il terriccio, noi avevamo usato per le erbe aromatiche il terriccio bio. Anche in questo caso utilizziamo del terriccio biologico. Sì, assolutamente. Io consiglio a tutti di usare sempre un terriccio biologico e di non usare concimi chimici. Anche perché se vogliamo mangiare poi le cose che produciamo, è sempre meglio. Eccoci qua, come vedete già nell'altra fioriera. Sono le cipolle. Sono delle cipolle e le abbiamo messe a distanza, perché è importante per chi fa un orto verticale di usare le distanze. Mm-hmm. Adesso possiamo semplicemente piantare qui. Questi all'interno. Sono pomodori? Questi sono pomodori e questi qua sono dei citrioli. Ah, che belli! Possiamo mescolare, quindi? Possiamo mescolare, però il segreto qual è? Che essendo un orto fatto dentro un contenitore, quello che io consiglio è di mettere delle piccole cannette o tutori, come Beh, per caso, il pomodoro sì, perché altrimenti... Per far sì che il pomodoro, ma anche lo stesso citriolo, rimangano in verticale e nessuno invada l'altro. Quindi che crescano così in altezza. Assolutamente. Le innaffiature, come sempre, quando il terriccio lo richiede? Le innaffiature quando il terriccio lo richiede, e non tantissimo, perché una pianta da orto troppo innaffiata dà un frutto poco saporito. Quindi fare attenzione con l'irrigazione e soprattutto acquistare piante già in partenza buone, diciamo, di buona qualità, di un buon produttore, di una buona qualità. L'orientamento sole, ombra, luce. Per l'orto ci vuole il sole. Il sole, quindi. Per l'orto ci vuole il sole, assolutamente. Perfetto. Allora io ti ringrazio e adesso diamo.